prima, dopo la seconda tranche, diciamo, di Mafia Capitale, è successo la bufera all'interno sia del Comune di Roma con la richiesta di dimissioni da parte vostra, del Movimento 5 Stelle, ma sia anche ad alcuni esponenti dello stesso PD romano e nazionale. Oggi, dopo invece le intercettazioni che hanno colto il medico di Crocetta insieme allo stesso Crocetta, il Presidente della Regione Sicilia, il medico che dice a Crocetta la sorella di Borsellino deve essere fatta fuori come il padre, è successa più o meno la stessa dinamica, cioè alcuni esponenti del PD hanno chiesto le dimissioni di Crocetta. Lei nota delle similitudini, dei punti di contatto con queste due vicende? Beh, il comune denominatore è la perdita di credibilità che a tutti i livelli, a tutte le istituzioni, in tutti i territori, in tutti gli enti territoriali il PD subisce. Cosa ne pensa delle dichiarazioni del suo collega Di Battista alla Camera che dice, tra le altre cose, dice probabilmente queste intercettazioni di Crocetta con il proprio medico sono uscite fuori perché probabilmente vogliono mettere un fedelissimo di Renzi, Faraone, sottosegretario all'istruzione del governo Renzi. Cosa ne pensa lei? È molto probabile che ci sia questa eventualità, e infatti anche per questo noi siamo più attendisti nei confronti della situazione siciliana. Vogliamo capire molto bene quello che è successo rispetto alla situazione in Lazio, che è già tutto così chiaro. In Sicilia vogliamo capire bene quello che è successo e quelle che sono le mosse poi strategiche di Renzi, che è pronto a strumentalizzare qualunque cosa pur di piazzare le sue pedine ovunque. Quindi non vogliamo essere uno strumento dei suoi piani. Io leggevo mentre facevamo questo applauso il cartello alle spalle della nostra attivista, dove dice che politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio, o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Noi siamo in un momento in cui è palese che si sono messi d'accordo. La mafia in qualche maniera sta governando questo paese, l'ha governato Roma, è chiaro, è lampante. Oggi Ossia lo vuole ricordare perché si tende sempre a far finta che va tutto bene, che stanno risolvendo. Adesso hanno commissariato il municipio, adesso hanno sostituito l'assessore. Qui bisogna sostituire un'intera classe politica e bisogna permettere ai cittadini onesti di riprendere in mano questo paese. Nella città di Roma ogni anno 600-650 milioni di euro almeno vengono sprecati per la corruzione. Quindi la nostra città perde tantissime opportunità di lavoro, tantissime opportunità di sviluppo, perché la politica e le aziende si spartiscono di fatto gli appalti e il denaro pubblico. Questa situazione non può più andare avanti per un discorso innanzitutto appunto di legalità, e anche perché i cittadini sono stanchi di vedere la città sempre più nel degrado, sempre più nella sporcizia, con servizi pubblici e un trasporto fatiscente. Non si fida della relazione Gabrielli? Ma la relazione di Gabrielli è stata una relazione, diciamo, in parte anche morbida, se vogliamo, perché in parte assolve, anche se solamente in parte, l'amministrazione Marino, ma noi, come diciamo sempre, l'amministrazione Marino ha una grossa responsabilità dal punto di vista politico, a prescindere dalle relazioni del prefetto, perché il sindaco Marino a giugno 2013 aveva scelto l'assessore Ozimo, che oggi si trova agli arresti domiciliari. Marino diceva di aver scelto gli assessori sulla base di un rapporto fiduciario, quindi Marino, nella migliore delle ipotesi, non è in grado di scegliersi i suoi collaboratori, quindi pensiamo se è in grado di gestire una città difficile come Roma. Quindi noi abbiamo detto più volte al sindaco Marino di farsi da parte, di fare un passo indietro, perché ha delle responsabilità politiche in questa vicenda.